di organizzazione, di regole. Assolutamente. Siamo quasi pronti, le prime fasi di riscaldamento. Bello vedere proprio due scuole di gioco diverse, anche perché qui abbiamo l'eccellenza di entrambe, no? Sì. C'è proprio una differenza di approccio alla partita, no? La palla degli spagnoli tende ad andare molto più verso l'alto, la palla degli italiani non ha questa esigenza, no? Esatto, giocatori sono abituati a giocare Emiliano, con la palla un po' più bassa. E Minghetti con un football più pratico, oserei dire, diciamo, efficace assolutamente. Ah, efficace lo dimostrano, e lo dimostrano i fatti, il passato, la storia. Beh, lui insomma è abituato anche a calcare, insomma ha fatto qualche anno da professionista, no? Proprio da queste parti, Salvetti, Emiliano Salvetti, certo, ricordiamo, giocatore di Serie A nel Verona, nel Bologna, e soprattutto capitano del Cesena per tanti anni. Longeva come carriera calcistica, no? Sì, 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 giocatore che ha giocato fino a tarda età, anche se ormai già qualche anno che però si dedica al football fisicamente, con ottimi risultati. Esatto, fisicamente è... Diciamo che è uno dei giocatori ancora adesso che fa assolutamente vita d'atleta, perché questo è importante. È un giocatore che non si lascia andare anche adesso fine carriera. Ma l'approccio è quello lì, se ce l'hai ti rimane. E infatti si vede, perché è un giocatore che nonostante abbia ormai 43 anni ancora fisicamente è un giocatore che arriva in fondo a quasi tutti i tornei italiani. E alla mezza è qui al Fantini a giocarsela assolutamente, con un pronostico alla pari contro la miglior coppia spagnola del momento, eh? Esatto, esattamente, ricordiamo i campioni di Spagna in carica e primi dell'attuale ranking spagnolo, Juanita e Sergio Antolinos, probabilmente Simo, un giocatore più vincente nella storia spagnola. Sì, credo che sia anche il più, insieme a Franco Cortés. Franco Cortés, è un amico, credo che siano anche i più anziani, no? E quindi hanno vinto, hanno iniziato a vincere prima degli altri. Io ricordo Juanito quando iniziava, imparava da loro, però è una buona scuola e adesso siamo quasi all'allievo che supera il maestro, guardate un po'. Bello shark attack, intanto salvato su una alzata, chiama fuori l'attacco di Salvetti, ma la palla è dentro. Adesso vediamo anche di quanto, penso sarà caduta punto, sulla linea, sì, credo. Sì, il punto viene data all'Italia, assolutamente. 1-0 per... avete visto il pragmatismo, esatto, sostanza, tanta sostanza, sì, sì. Per la coppia Minghetti Salvetti. Io credo che a livello di spettacolo la Spagna abbia qualcosa in più, ma Minghetti intanto chiude un bell'attacco profondo, c'è andato corto Juanito, è stato lobbato dal bell'attacco di Minghetti. Sì, sì, taglia pratica, conosciamo bene noi, specialmente io che ormai da 10 anni vengo qua in Romagna d'estate, migliaia di partite, questa è una coppia tra le migliori in assoluto, tanto bel punto di Sergio. Vedi, loro non te li regalano i punti, se vuoi te lo fai, come hanno fatto in questo momento con un attacco perfetto centrale, ma lo devi fare. Intanto 2-1 per l'Italia, 1-2 alla battuta Sergio Antolinos. Avete visto questo punto? Bell'attacco di Salvetti, veramente bello, anche da una posizione difficile. Perché non aveva una buona palla da attaccare, con una ricezione che in Spagna susciterebbe sì. La vergogna, no? Perché non ha ricevuto verso l'alto. La differenza è estremamente visibile nelle ricezioni, poi tanto bell'attacco di Sergio, 2-3, la ricezione è quasi sempre fantastica degli spagnoli. Antonio, volete da bere? Volete da bere? Da mangiare? 2-3. Dopo chiedimelo però, ok? Chiedetemi se volete mangiare.
pubblicità, ok. Tanto Juanito al servizio. Ricordiamo anche quanto, ad esempio, in questo gioco, intanto un'altra splendida palla di Salvetti, quanto sia fondamentale anche la tattica, Simo, si può notare che conoscendosi anche un po' le coppie, si batte quasi sempre sulla stessa persona ritenuta la meno forte, la meno pericolosa, la più difendibile, no? La più difendibile. È chiaro che quando si parla di giocatori di questo livello, l'alternativa è battere fuori, esatto. Uno dei due devi battere. E poi ci saltano si cerca... fuori intanto 5-2, scusami Simo, questa palla, nonostante un'alzata diciamo infelice di Minghetti, Salvetti ha fatto un altro colpo. Diciamo che la differenza adesso la sta veramente facendo Emiliano, facendo punto da ogni parte del campo. Anche perché mi pare che gli spagnoli nella loro scelta abbiano iniziato scegliendo di battere su Salvetti, ciò non toglie che è possibile... che sei cambino, sì, ma perché non, per adesso so. Le ha messe tutte giù. Tattica spagnola. Ah, questo è bello. E non salva Minghetti questo bel colpo di Sergio. A volte avere questo petto è fin troppo, perché tante volte si eccede nell'alzata, ci si porta fin troppo a rete. Sì, perché poi ricordiamo che se si tocca la rete durante l'attacco si dà il punto all'avversario, viene considerata invasione, pertanto va bene avvicinarsi ma senza rischiare l'invasione, ecco. Assolutamente. Tanto Salvetti sembra fare la cosa più semplice del mondo, guarda dove non sono gli avversari e tira la palla lì. Salvetti veramente letale, direi, in questo inizio di set, non ha sbagliato un attacco, ha messo giù tutti i palloni alzatigli da Minghetti e la coppia spagnola in difficoltà in questo inizio di set. Vediamo anche quanto sia importante anche in fase difensiva Emiliano Salvetti, va a prendere praticamente tutte le palle corte anche che sarebbero in teoria del compagno. Intelligenza futbolistica. Io credo comunque che questa partita sia stata preparata al momento in maniera molto meticolosa dagli italiani, che hanno deciso una loro strategia e la stanno portando a compimento, che sono veramente tranquilli nelle difese, sanno cosa fare sempre. Assolutamente. Un altro attacco vincente di Minghetti ed è 9-3. L'Italia allunga decisamente questa partita, e un inizio difficile per Juanito e Sergio. In questo momento sembra che non sappiano dove fare punto. Le scelte che hanno fatto, esatto, al anche momento sono tutte. E quando hanno la palla buona, anche Minghetti, che conosciamo perfettamente, è un attaccante. Molto incisivo, certo. Quando la palla buona vicina a rete fa punto, però fino adesso veramente Salvetti, tanto bella palla corta di... Sì, però vedi, sono tutti quasi correzioni a un'alzata troppo spinta. Alla fine non so veramente quanto questo, perché poi a volte va lì, ma a volte tocchi la rete, cioè non è proprio un attacco semplice. Esatto, invece i nostri sono staccati da rete, però trovano sempre la soluzione ideale. Guarda, come questa su un'altra palla corta di Salvetti. 10-4, un Salvetti che ha diverse soluzioni nel adesso suo background. Adesso le ha fatte vedere tutte, diagonale lunga, diagonale corta. Trova sempre la soluzione giusta, che sembra addirittura semplice, perché non si inventa, ecco, un colpo come questo, fantastico, esatto. Di Juanito, questo, no. Questo è un colpo da mostro, esatto, diciamo, colpo noi, fantastico, no? Fintato adesso, se... però ti dà l'impressione di che cosa ci voglia per fare punto, esatto, contro, esatto, la nostra coppia. 10-5, 5-10, adesso riceve male Salvetti, corregge Mingo, però incredibilmente mette lo stesso in difficoltà da metà campo Sergio, e adesso arrivano bene lì, questa era una bella palla, forse era troppo attaccata alla rete per Emiliano. Bello scambio, questo.
attenzione, non facile è tenere questo, questa salva palla senza toccare la rete, un'altra palla bello, contagiri di Juanito, bellissimo lo scambio, nonostante una palla salvata da Salvetti, Juanito rischia tantissimo con questa palla corta, Simo. Ma se no forse non cadeva, veramente fatto il massimo della corta, appoggiandosi sul nastro e lasciandola cadere immediatamente sotto. Questo è il primo errore, esatto, di il primo passaggio della, a vuoto di Emiliano, primo errore di Salvetti della partita, una partita fin qua impeccabile. Dico, questo probabilmente è il primo match cardine delle partite che abbiamo visto, diciamo veramente importante per un match i fini delle qualificazioni, dove anche le squadre in campo sanno, esatto, l'importanza di questa partita, E poi è il match d'esordio, che non è mai facile, di solito ci si scioglie alla seconda partita, tanto Sergio qua non si fida del suo, questa l'attacca, non so se però forse il posto c'era, giustamente ha attaccato una seconda. Ecco, vedi, qua adesso stanno avvicinandosi un po' meglio alla rete gli spagnoli, ma poi Salvetti arriva e attacca dove non ci sono gli altri con grande naturalezza. 11-7 scambio, ha avuto un paio di palloni Spagna per chiudere buttare il punto, giù, e non lo ha fatto, e poi l'ha fatto l'Italia, esattamente, e senza un colpo come quelli che abbiamo visto prima spettacolare, ma con un semplice colpo di testa in una zona di campo non coperta, perché poi del resto non è che si può coprire tutto il campo, si lascia una zona per forza, e se poi gli avversari la trovano sempre, bravi loro, Bello il salvataggio di Minghetti intanto sull'attacco di Antolino, cerca la palla corta, salva lo stesso, seconda di petto. Questo è un errore della Spagna, non possiamo definirlo un punto dell'Italia. Errore, diciamo, insolito per Juanito. Perché non credo che la non sbaglia mai questi colpi, anche un po' probabilmente di nervosismo adesso per la Spagna, che non si aspettava di trovare tutte queste difficoltà. Perché forse 12-7. Guardando adesso il replay non penso che la seconda di petto fosse, come dire, la scelta più giusta, no? No, però, assolutamente no, la seconda di petto che non ci stava, anche lobbata è un po' troppo alta, letta. Normalmente Juanito questa la tiene su e vanno ad attaccare, no? Assolutamente, errore, diciamo, veramente inusuale per il talentuosissimo giocatore valenziano. Questi 5 punti rendono sicuramente ogni palla più complicata da gestire per la coppia spagnola. Sono sicuro che non si aspettavano di trovare questa resistenza e questa forza negli attacchi da parte dell'Italia, soprattutto da parte di Salvetti, che hanno battezzato, no, come loro. Certo. C'eravate voi. Alla battuta la coppia italiana. Antonio Minghetti al servizio con il suo piede sinistro. Antonio alla battuta. Rubens credo abbia una predilezione per i mancini. Bellissimo attacco. In contropiede. Non c'è niente da fare su questo attacco. Lungo linea. Fintato fino all'ultimo. 13-7 per Minghetti Salvetti. Si stava facendo un passo verso il centro Sergio. Invece la Coppa Italiana ha deciso di giocare molto su Antolinos, mi è parso, no? I servizi e ha pagato, esatto. Questa tanto palla corta col marchio di fabbrica di Salvetti, questa palla fintata corta. Ne ha fatte tante, ma il movimento fino all'ultimo è nascosta e quindi non. Sì, questa è veramente la sua palla preferita, noi che lo conosciamo ormai già da un po', la fa benissimo. Vedete gli altri che comunque arrivano lo stesso
a rete, ma non hanno ancora trovato la chiave per scardinare la difesa italiana, se non attraverso questi sì, colpi spettacolari, esatto, di Juanito, esatto, che sono un qualcosa sopra la media. La differenza fino adesso l'ha fatta la regolarità italiana, nonostante qualche colpo sicuramente di grandissima fattura della Spagna, di Juanito specialmente. Ciò per dire che se vuoi far punto a noi devi fare un colpo spettacolare, ecco, se no palla esce di un niente, di questa niente, qua di Iemi. Questa era 14, era il quindicesimo punto, era, sarebbe stato veramente, era quasi tombale. Troppo morbido questo attacco di bella palla di Sergio. Adesso però i ragazzi devono stare tranquilli. Sì, sono diciamo kermesse abituali tra i due. Sì. Diciamo che sì, sono due personalità forti, ci mancherebbe. Sì, sì, no, ma sono, però hanno tutte già due, viste, riviste, ecco, tante volte, sono un loro modo anche di caricarsi, di caricarsi, no? Emiliano. Guarda. Emiliano è sicuramente il difensore della coppia, quello che copre più campo, certo, e ogni tanto lo ribadisce al suo compagno, dargli un, forse magari un aiuto, certo. Intanto tre le lunghezze, 11-14. Ecco, bella ricezione, questa non tanto buona di, ha recuperato di Emi, bene, che però riesce a mettere in difficoltà da metà campo la coppia spagnola. Questo punto è tutto suo, perché va a recuperare una palla in mezzo al campo su un attacco spagnolo e se e lo poi prende chiude sto con punto una bomba centrale, centrale dove non c'erano gli spagnoli, mentre lui era sulla loro bomba. Salvetti, questo fa la differenza in lettura. Assolutamente, Salvetti che ribadisce di essere uno dei veramente giocatori migliori della... Ecco, questi due qua però se li ricorderà, questi due pezzi, perché questo sono sì, uno dei pochi errori, sì, ma neanche un errore, è proprio credo la scelta semplicemente, perché aveva lo spazio per alzarla e far attaccare. Infatti Mingo credo gliel'abbia fatto presente, certo, di fargli quella palla. Tre punti sempre. Tre punti, dopo andremo a presentare anche l'incontro che avverrà dopo per tanti versi. Attenzione. Piano. 13-15, un grido. Ha fatto tanti punti e time per out la Spagna per Minghetti Salvetti. Dicevo, parliamo anche del match, Simo, su cui approfittiamo, che verrà dopo, che è l'esordio di Massimo Oddo, campione del mondo del 2006, giocatore per vincente con il Milan di Ancelotti, con la Lazio, sì, insomma ha fatto una grande carriera, una discreta carriera, carriera calcistica, diciamoci. Massimo Oddo in coppia con Tommaso Mimola, e che per chi non lo conosce è il genio di Pescara di questo sport, il giocatore funambolico, giocatore veramente estroso. Ah sì, ho visto vincere le partite contro i più forti, poi chiaro sul piatto mette anche che magari può perdere contro i più deboli, sì, però è bello da vedere. Assolutamente, questo, Tommy Mimola, il veramente genio e sregolatezza del football pescarese contro la coppia corsa di Martin e Bara. Quindi vedremo l'esordio dei nostri portacolori con ovviamente la chicca di avere il campione del mondo. Che gioca, eh? Che gioca a football, sì, gioca assolutamente. Non è qui per caso. Abbiamo per... giocato in questi giorni e ha dimostrato che è migliorato tantissimo. Sì. Lui è stato l'anno che ha allenato a Genova. Lo avete allenato molto. Sì, è stato con noi, esatto, ha giocato tanto. Lui soprattutto piace tanto questo gioco. Ah, madonna, assolutamente. Comunque torniamo in telecronaca, 15-13 con Sergio Antolinos che attacca molto bene, una c'è sola lunghezza, Simo, una partita che su 15-11 sembrava nelle mani, esatto, adesso un solo punto e l'inerzia che è cambiata, francamente, e l'inerzia si è cambiata, comunque veramente lo avevamo detto, questa è la partita che ancora, guardate, Salvetti incredibile, incredibile, era girato e ha tirato dove non erano loro, lì sono forse gli occhi dietro, perché
riesce a trovare la soluzione giusta sempre al momento giusto. Cioè, anche guardate da dove ha attaccato, no? Gli spagnoli sono sempre vicino alla rete, lui non così, eppure ha trovato lo spazio. Palla poi che si spegne veramente a pochissimo dalla linea. Punto importantissimo. Spezza l'inerzia che stava diventando pericolosa. Bel punto di Sergio che è entrato in partita. Dopo un inizio anche, un po' contratto, è entrato in partita e quindicesimo punto per la coppia spagnola, 15-16. Adesso hanno trovato Mingo che difende molto il suo corridoio e quindi c'è un po' di spazio in mezzo. È il secondo punto che fa lì. E hanno cambiato, dove battere. Hanno battuto su Minghetti. E stanno giocando di là, in maniera che attacchi lui. E 17° punto per Antonio Minghetti. Se l'è andata a prendere Mingo, sto punto. Lungo linea, che è anche uno dei suoi colpi, diciamo, preferiti, l'attacco forte lungo linea. È il primo match point per l'Italia. Oltretutto va a colpire il piede debole di Sergio e quindi crea un mismatch importante. Match point sulla battuta, ma cosa più importante eventualmente anche match point sulla ricezione. 17-15. Ecco. Questo è un gran colpo, eh. Salva, non era per niente facile. Salva Sergio. E ecco, però qua questa si non spegne, l'avrei fatta. Si spegne la palla di finisce qua. Salvetti Minghetti vincono una partita importantissima per questo gruppo. Stando sempre avanti, direi, eh. Sempre in avanti dall'inizio della partita e scendono in campo adesso Massimo Oddo e Tommy Mimola contro la coppia corsa. Io rimango sul mio bel 50 che mi permette di non patire fino a fine della partita nel pronostico, intendo dire. Sì, esatto. Anche qua è stata comunque una partita vincente, la partita appena finita, ma la classica partita tra le prime due del torneo. Esatto, un po' contratto della Spagna, poi ha portato alla fine gli italiani.